Noi abbiamo 20 strade chiuse in Italia, strade statali, il 30% qua in Sicilia. Su questo per la prima volta col Ministero abbiamo fatto un piano di interventi di ripristino in modo che entro l'anno vengano appaltate le soluzioni. Questo è un segnale di cambiamento, un segnale che non si possono lasciare le cose abbandonate, bisogna gestirle, anche facendo cose semplici, meno eclatanti, come il ripristino delle infrastrutture esistenti, ma dare un segnale che lo Stato c'è, che l'ANAS c'è e che i problemi vengono risolti e gestiti. C'è una burocrazia sicuramente complicata, sicuramente che deve tener conto di tante sensibilità, deve essere attenta all'ambiente, ma che poi interviene e fa. Una protezione civile è comunque un'emergenza che viene circoscritta nel periodo di emergenza effettiva che serve, ma poi dopo la macchina di ricostruzione che gestisce le infrastrutture interviene nei tempi e nei costi previsti. E adesso lascio la parola al Presidente del Consiglio che ci aiuterà a riaprire questa strada. Grazie. Il modo migliore per riaprire questa strada è andare via prima veloce, prima possibile noi. E quindi la facciamo molto breve. Ci sono state un po' di polemiche quando con il ministro Delrio, il sottosegretario Vicari e con tutto lo staff delle infrastrutture, a cominciare dal presidente Armani, abbiamo detto che saremmo venuti qua. Ma che venite a fare? Questa non è un'inaugurazione, questa è una riapertura. Esatto. Esatto. Noi siamo qui esattamente per questo. La priorità numero uno, correggimi Graziano, è quella di prendere e riaprire le strade che erano chiuse e di fare manutenzione. Di 800 e rotti milioni di cui vi ha parlato Armani servono per evitare che ricrollino le strade. Da qualsiasi parte decidiate di guardarla, questa è la normalità, è l'ABC. Allora, il nostro approccio è molto semplice, niente giri di parole. Prima cosa, si tiene in ordine ciò che c'è. Ho più di 800 milioni con sistema via satellite di monitoraggio dissesto e quindi delle potenzialità di crollo. Grande intervento, ringrazio la Protezione Civile, l'ingegner Curcio, che è qua assieme al Presidente Armani per il lavoro svolto. Una volta che si è messo in sicurezza e si manutiene, si può parlare del futuro. Quali sono le cose del futuro necessarie? Sono 3 i miliardi di euro sulla Sicilia che abbiamo messo in campo dal punto di vista infrastrutturale nei prossimi anni. C'è un grande investimento sulla banda larga. Dice, ma come viene inaugurata la strada, fai la banda larga? Sì. Una volta che si è sistemato la Salerno, buonasera anche a lei, la Salerno-Reggio Calabria e i viadotti e le strade qua in Sicilia, possiamo porci il tema della sistemazione del ponte, che vuol dire innanzitutto il collegamento ferroviario alta velocità Napoli-Palermo. Si capisce perché l'alta velocità la devono avere quelli al nord e voi no al sud. Lo dico da uno che a Firenze. No, no, ma questo buono, niente applausi, è veloce, questo non è inaugurazione, mi fa veloce. E contemporaneamente una serie di impegni concreti, puntuali, come quelli che andiamo a prendere a Palermo adesso e che abbiamo preso a Catania e prima ancora a Reggio Calabria stamattina. Dunque, il segno che qualcosa è cambiato. Abbiamo fatto tutta questa strada per venire a semplicemente riaprire una strada? Sì, perché la Sicilia ha bisogno di serietà, di cose concrete, di cose puntuali e di manutenzione. I grandi progetti li abbiamo tutti, ma i grandi progetti vengono dopo che i cittadini vedranno che la politica smette di buttare via i soldi, i fondi europei che sono stati buttati via e contemporaneamente i soldi che sono necessari per rimettere in moto le nostre infrastrutture. Allora, grazie per essere qua, caro Gianni Armani, c'è molto da fare come ANAS e lo faremo, c'è molto da fare come Protezione Civile, speriamo di farne il meno possibile perché quando ci siete voi c'è sempre segno che qualcosa non va, ma fortunatamente ci siete voi per questo. Grazie al Ministro Delrio per la dedizione e la passione. Trovate qui il sottosegretario De Vincenti, che è quello con cui si firmano i patti per il Mezzogiorno. E adesso, con il vostro consenso e anche con il consenso degli automobilisti, che altrimenti prima o poi vi mettono sotto, lasciamo finalmente riaprire questa strada a quattro corsie, e prendiamo l'impegno: mai più scandali come quelli a cui abbiamo assistito, mai più viadotti che crollano.
le strade che verranno dovranno essere all'avanguardia, non ci sono cittadini di serie A al nord e cittadini di serie B al sud. C'è l'Italia tutta intera che ha bisogno di gente seria e che finalmente fa le cose. Questo, guardi, se lei pensa che i giornalisti possano smuovere il mio cuore, deve parlare con Filippo Sensi, che sicuramente è disponibile. E ve lo posso anche lasciare, non c'è problemi. Per quello che riguarda le domande e tutte le considerazioni di questo mondo, in bocca al lupo a ciascuno di voi, mentre usciamo, se ha qualcosa da dirmi me lo dice volentieri. Ora però riapriamo sta benedetta strada e in bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo. Aspetta, non hai finito. Ah, no. Devi spingere qua e parlare, dire apriamo. Ah no, questo è bene. Potete gentilmente riaprire la strada, però noi scappiamo, se noi giornalisti li mettono sotto, e già che sono da qui da l'una e mezza è un casino. Grazie, se potete riaprire. Grazie mille, un applauso a loro.